Un gruppo di donne a Sanremo, sei un direttore d'orchestra, è la prima volta che ti capita? Sì, devo dire tre donne è la prima volta che mi capita, ho diretto un'altra volta una donna solamente, Andrea Miro, che poi è diventata mia collega nel frattempo, direttrice d'orchestra, questa è la prima volta. Che cosa cambia dirigere una donna o dirigere degli uomini? Niente. Una risposta molto secca. Assolutamente niente. Se sono musicisti, se sono brave, non c'è nessun problema. Ho lavorato con Fiorella Mannoia, con Teresa De Sio, con tante persone che, indipendentemente dal sesso, sono capaci di fare il loro mestiere. La musica che conta, è un po' banale, ma è così. È cambiato molto Sanremo negli ultimi anni. Le donne sono arrivate a suonare e ad accompagnare gli uomini. C'è una rivoluzione un po' in atto, secondo te, in questa manifestazione? Ma non credo che Sanremo sia il posto che ha mai relegato le donne, a parte il ruolo delle vallette e delle presentatrici, che è sempre un po' meno presente. Una cosa che mi chiedo sempre è come mai le donne siano tendenzialmente molto cantanti e poco musiciste. La musica classica fa un po' a sé, perché in realtà ci sono molte violiniste, molte cose, ma la musica moderna, diciamo, in cui c'è la batteria, il basso, la chitarra elettrica, è una cosa che devo ancora codificare, molto maschile, cioè un sogno maschile è quello di fare la band a 16-17 anni, un po' meno femminile. Non credo che ci siano impedimenti di tipo culturale o della società che impone un certo tipo di modello. Beh, ma dopo Marina Ressi sono aumentati i casi di donne che vediamo suonare la batteria, i casi di donne sono aumentati, ma poi è interessante capire che chi suona la batteria poi comanda anche un po' il gruppo, no? È un'analisi complessa, no, ma non è che, non è che comandi il gruppo, comunque è colui il quale si porta sulle spalle il ritmo, l'incedere del brano, è un ruolo importante che tendenzialmente potrebbe sembrare più maschile, più terreno, più selvaggio, insomma, più animale. Probabilmente stanno riscoprendo anche questo lato le donne, e forse adesso hanno la possibilità perché non ci sono limiti culturali, almeno apparentemente. Ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro, far l'amore e rotolarsi per terra. E ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Ho visto anche degli zingari felici, è un pezzo storico del 1977 di Claudio Lolli. È una scelta forse bizzarra per un festival come quello di Sanremo? No, molto voluta, assolutamente. Riccardo poi l'ha fatto con Luca Carboni come omaggio a Claudio Lolli in un disco di 4-5 anni fa. E ci era sembrato importante portare un mondo di impegno e di ricerca testuale soprattutto, ma anche musicale, ma soprattutto testuale, in un festival della canzone. Cioè la canzone non è esclusivamente entertainment o divertimento, leggerezza, ma si possono anche dire delle cose. Riccardo l'ha dimostrato sia citando Claudio Lolli, sia anche con i suoi pezzi che hanno dei testi di senso, non vorrei usare il termine tipo impegnato perché subito viene categorizzato, però insomma dei testi di senso in cui uno può riconoscersi e avere una lettura della realtà.